Rieccoci su Stivello Magno, ragazzi. Buon pomeriggio, come vi avevo promesso in stamattina anche in chat, dopo una bella chiacchierata con un po' di tutti di voi, ho deciso di fare questo video rivolto anche alla proprietà, perché chiaramente il problema da estirpare come un'erba secca è proprio quello di Allegri, però c'è anche di mezzo Elkan, che continua imperterrito, nonostante comunque abbia dato la delega a Scanavino per eventualmente fare l'esonero, a stare silenzioso, a farsi andare bene le dichiarazioni scellerate e senza senso di Allegri dopo le conferenze stampa, anche di ieri a Bergamo, veramente con una faccia da bronzo mai vista, e quindi non posso che adirarmi anche con lui, tant'è che per quello che ho fatto questo titolo, Elkan visualizzami, perché non ho più la concezione del motivo per il quale questo soggetto stia ancora lì a fare funzioni di allenatore, perché se tu avessi un minimo di dignità, e mi riferisco proprio anche tu che sei il padrone, lo manderesti via, perché non puoi consentire che un essere come lui, con la rosa che ha a disposizione, con i giocatori che gli hai acquistato l'anno scorso e poi hai confermato la stessa rosa prendendogli anche UEA, gli hai messo a disposizione la next gen e tutto il vivaio per coltivare i giovani in casa abbassando i costi, e soprattutto sai benissimo che questa squadra deve puntare allo scudetto, come diceva Boniperti, vince l'unica cosa che conta, e Gianni Agnelli, ogni volta che si andava a Villar Perosa, la Juve doveva ricordarsi i fasti del passato e in qualche modo rendersi conto che aveva un dovere morale verso se stessa, per la gloria della società, e verso i tifosi, che una volta avevano potere, erano presi in considerazione, gli veniva dato potere, gli veniva dato udienza, erano messi sul piedistallo, cosa che adesso non c'è. E quindi io non so cosa sia successo dal primo anno, quando è tornato Allegri, che si parlava di scudetto senza nascondersi, adesso si è arrivati a parlare di quarto posto con la stessa identica squadra. Ricordiamoci che abbiamo fatto pena nonostante gli avevano preso 8 giocatori voluti da lui, e quindi non mi vengono a dire che questa squadra, ok, orfana di quei giocatori che sono andati via perché non lo hanno fatto vincere come lui voleva, ha le qualità, ha le caratteristiche, ha il potenziale e il valore sia di transfer market ma anche concreto per poter giocare fino all'ultima giornata contro Napoli, Inter e Milan. E lo si vedeva benissimo nella faccia di Allegri, la vergogna di dire quelle parole, cioè di dire siamo inferiori al Napoli. Lo ha fatto capire quando il giornalista gli ha chiesto: ma mi puoi dire perché siete inferiori a Napoli e Inter, o a Milan e Inter? E lui ha detto anche: e Napoli. Lo ha messo lì quel nome perché deve trovare ancora una volta l'alibi, non solo per non arrivare tra le prime due, ma eventualmente non arrivare terzo, perché sa benissimo dentro di sé che non sta dando il massimo e che sta mediocrizzando la Juventus, ma lo sta facendo apposta, perché deve pararsi il deretano col contratto dalla sua parte, perché sa che nel contratto di Agnelli c'è scritto che il minimo sindacale per non essere esonerato è il quarto posto. E a questo punto, oltre a questo, c'è anche la postilla della clausola antiesonero. È l'unica spiegazione, al di là dei nomi messi lì in calce nel contratto, degli unici personaggi che possono esonerarlo, ok, di mano loro, c'è anche questo discorso legato al quarto posto. Ma io mi chiedo, come mai nel contratto di Sarri 3 più 1 non c'era scritto una roba del genere, nonostante la Juventus stesse riaprendo un ciclo già lì, e stessa cosa vale per Pirlo, e per Allegri è stata fatta una roba del genere, scellerata, basandosi su 5 anni estemporanei che erano veramente una sorta di oasi nel deserto, perché ricordiamoci benissimo da dove veniva la Juventus, e ricordiamoci che anche nel 2014-2015 Allegri beneficiò della preparazione atletica di Conte, che fu cacciato il 17 di luglio come un ultimo dei pellegrini, umiliato in conferenza stampa, e Allegri arrivò sfruttando il lavoro di Conte anche in quella sessione lì. Quindi lui poté sfruttare la preparazione nelle gambe dei giocatori e l'arrivo anche di Evra e Morata, che erano stati presi per Allegri, con Conte già fuori e umiliato. Quindi ho sentito anche gente che aveva detto che Evra e Morata erano già in ritiro. No, erano in ritiro per Allegri, con Conte che era già fuori e stava soltanto aspettando l'ufficialità per poter dire che si dimetteva, per fare un favore a Agnelli, che non voleva fare una figuraccia, per far vedere che cacciava un allenatore che aveva vinto 3 scudetti e 2 Supercoppe italiane e aveva fatto una finale di Europa League e un quarto di finale perdendo contro il Bayern Monaco schiaccia sassi di Heynckes, giusto per fare una piccola un piccolo riassunto. Quindi ragazzi, ripeto, Elkan è l'unico che deve prendere il coraggio a due mani,
metterci la faccia, tirare fuori gli attributi che forse non ha e esonerare questo qui. Questo qui lo chiamo, perché non è neanche più un allenatore, lo sappiamo benissimo che non è un allenatore, come dice anche Zio Maletto, è un facente funzioni, un irrigatore di campo, un magazziniere, un qualcuno che porta i pacchi in giro per la continassa, una sorta di facchino, perché non dà più nulla a quest'uomo. Lui è praticamente soltanto un personaggio in giacca e cravatta che va a parlare in conferenza, girando tutti a suo favore e veicolando i messaggi che interessano a lui, svilendo i giocatori, non dando importanza ai giocatori, però quando è che dà importanza a loro? Quando raggiunge un traguardo che a lui va bene, come un pareggio scialbo contro l'Atalanta, ovviamente ha preso le distanze dalla partita col Sassuolo, però si vanta della partita di Lecce e vedremo che altro farà in queste ore. Che altre bugie ci racconterà, come quella di Vlahovic e Milik, che forse torneranno a disposizione, guarda caso, dopo un secondo dopo il fischio finale di Kiffi di Atalanta Juventus. Mi sono stancato di queste bugie. La verità è una sola, ed è quella che è la fotocopia della situazione di Ibrahimovic e Zambrotta, che anche Nati per Vincere ha riportato con un tabulato, con uno screenshot di quello che fu il litigio appunto con i giocatori e la rottura finale con lo spogliatoio. Tra l'altro, con delle analogie anche nella comunicazione verso la società, con la differenza che Berlusconi aveva gli attributi, era un numero uno da quel punto di vista, e non si fece andare bene una presa in giro di Allegri, neanche un affronto a muso duro e uno screditamento in diretta TV, ma proprio una presa in giro che Allegri fece su Berlusconi, su una cosa privata di Berlusconi, e fu cacciato e fu definito un incapace cosmico, e solo Galliani lo difese in quel momento lì e lo spinse verso Agnelli. Quindi ecco com'è andata la situazione. Però purtroppo abbiamo Elkan, che non gliene frega niente né della Juventus e né di altre società che sta gestendo, un po' la Ferrari, ma anche lì l'ha lasciata andare veramente alla malora, quindi c'è poco altro da dire, ragazzi. Io sono affranto, è inutile continuare a sperare in una cacciata, in un esonero. Qui l'unico che ci può salvare è solamente forse Elkan e eventualmente Giuntoli, qualora gli avessero dato potere di decidere, ma a questo punto non sono neanche sicuro che possa veramente dire la sua, anche se, come vi ho detto, c'è questa possibilità che, siccome il suo nome di direttore tecnico non era contemplato, ok, tra le persone che non potevano esonerare Allegri, eventualmente lui ha un valore, ha un potere, un'investitura che gli è stata conferita da Elkan e da Scanavino quando è stato assunto, perché comunque è superiore a Mane e ad Allegri, e ovviamente è alla pari di Calvo, direttamente sotto a Scanavino, che è il suo capo di riferimento dell'area. Ditemi la vostra, un bel pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte da me, Danila. Come sempre vi ricordo, prima di concludere, iscrivetevi anche al secondo canale Calcio Wall 11, qua sotto in descrizione vi metto il link, mi raccomando, andate a vedere anche i video di stamattina, ne pubblicherò altri due che sono le sintesi pre-partita delle partite di Champions. E poi scrivetemi in privato su Stimaglio Magno Facebook, aggiungetemi come amico, vi farò avere anche lì tutte le notifiche che non dovessero arrivarvi tramite YouTube. A presto, ragazzi!